Grazie.
sera si fanno i compiti insieme, se si è in classe insieme, e poi si torna a casa la sera, no? Scusa, Giada, giusto? Come ha detto che si chiama la ragazza? Tommaso. Beh, carino. La 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 la. Grazie. Magari non parla con te perché gli stai sul culo. Senti, mi sta degno e portata. Fai la brava. Ma come? Oh, Sara, come? Oh, Sara! Questa la fine è tutti i casi. Vale, non parlo con te perché non amo parlare, sto qui. E allora perché vedi il centro? Boh, a casa mi annoio. Qui invece ti osservo. Mi fate divertire. Non trovate, ragazzi. Beh, sinceramente non è che stavamo molto ascoltando. Non ditemi che non ascoltavate loro. Sì, ma come dire, non eravamo molto... Spende. Sapete una cosa? Non è, loro hanno ragione, perché secondo me... Vi faccio qualcosa da bere? Sì, grazie, sei gentile. C'è un po' di cose. Tu certo. Tu scegli la... No, no, grazie. Ti sei fatta male? No. Beh, vedo che dopo... Ah. Beh. Sono la fondo prima là. Non ho mai potuto farci niente. Se ti fa male, basta. Ho passato un intero mese rinchiuso in una camera d'ospedale senza poter parlare con nessuno perché non conoscevo la lingua. Poi altri noiosissimi 2 mesi a casa senza poter camminare. Cavoli, mi spiace. Poi sono potuto uscire e vi garantisco che andare a scuola era diventato piacevole. Ma entrata in classe mi sono accorta che il mondo, che per me si era fermato, per altri era andato avanti. Quelli che prima non si guardavano erano amici per la pelle. Quelli che stavano pizzicati come sardine non si parlavano neanche. E le mie amiche... erano state rubate da altre. Ogni cosa era diversa. E su quei volti che conoscevo così bene, non vedevo altro che lo specchio di qualcuno che non avevo mai visto. Tutti provavano interesse per me, tutti mi volevano aiutare. Peccato che erano falsi. Tu come ti senti? Io ero lì, in mezzo a sconosciuti, nei panni del puzzolo smarrito che loro volevano aiutare. Volevano portare a casa. Comunque ero stupendo. Non parte da pensare ogni cosa. È stata una lezione di vita. È una ragazza in gamba, la nostra Camilla. Cavoli, che tiro forte. A volte siamo proprio degli stupidi. Giudichiamo le persone senza neanche conoscerle. Ed è solo stupidità, nient'altro. E anche questa fa parte della loro scelta. Sì, hai sempre ragione. Voi vi siete mai chiesti che cos'è in realtà l'adolescenza? Sì, certo, maturare, cambiare. Grazie, dal magico rassicurante mondo che rappresentava il nostro tutto. Entrare in uno sconosciuto mondo. Come va questa? Ti dico, un uomo una volta mi disse che dove era cresciuto lui, nel suo paese, non esisteva l'adolescenza. C'era l'essere bambino e l'essere adulto. Essere giustificati per ogni cavolata che si faceva. E tutto ad un tratto prendersi le proprie responsabilità. Qui in Europa siamo già più fortunati, non credete? Sì, è vero, però questo non vuol dire che sia tutto facile. Sapete, forse io credo che dipenda molto da ragazzo a ragazzo, beh. Alcuni la vivono bene, alcuni la vivono male, oppure entrambe le cose. E io in questo momento la sto vivendo in bilico, no? Come se stessi camminando su un filo. Per esempio, alla mattina mi alzo, mi guardo allo specchio. Non mi riconosco. Sembra un fantasma. E poi c'è la scuola. La scuola. Quando sono arrivato qua ero incavolato perché ci sono i soliti bulli del cavolo che se la prendono con i più piccoli e i più indifesi. Ma in fondo sono dei vigliacchi perché non se la vanno a prendere con quelli più grandi di loro. E questo perché secondo voi? Eh? Perché? Perché? Perché hanno paura, è evidente, hanno paura. Sì, sono dei credini. A Milano, nella nostra scuola, c'erano dei ragazzi più grandi che terrorizzavano i più piccoli. Finché non gli davano l'ultimo centesimo che avevano in tasca. Sì, però, cioè, per questo non c'è bisogno di andare a Milano. Cioè, ce ne sono tanti anche qui in Ticino, eh sì. Comunque anche le ragazze sono delle vere serie. Neanche ti conoscono e già ti giudicano. Sì, poi ci sono quelli che ti giudicano dall'aspetto, dai vestiti che metti. Anche se non hanno mai avuto occasione di conoscerti veramente bene. Ma sono veramente quelli i valori principali. Non ci sono cose più importanti. Sì, dovrebbe essere così. E se per caso un tuo amico mette i calzini pari
dormi? Tommaso! Ehi! Non sono mica solo. Rispondimi. Anche a me farebbe piacere sapere cosa penso la gente. Cosa penso veramente? Prima, Nicolas, dicevo che quando si guardava lo specchio non si riconosceva. Capita anche a me, sai? Mi esco la doccia e mi guardo lo specchio. Cosa vedo? Niente, non mi vedo chi sono. Sempre come posso questi vestiti di mare. Vi odio questi vestiti. Ma se non ti vesti in un certo modo li prendono tutti in giro. Questo si chiama consumismo. No, questa si chiama stupidità. Però devo dire che mi vestito così sei davvero carino. Pensi che vestito anche di vestiti sarei diverso? No, non intendevo dire questo. Come vedi, non ci ho seguito in un certo modo. A differenza di Giada. Ma certo che hai proprio un bel coraggio, ma ti sei vista? Io mi vesto così perché mi piace, non per piacere agli altri. Ma smettetela, smettetela di litigare per queste cazzate. Dobbiamo essere diversi, dobbiamo cambiare modo di pensare alla vita. E la sapete una cosa? A volte mi chiedo a cosa servono i professori. Servirebbero educarci alla vita. E invece no, l'unica cosa che sanno fare è scrivere delle note sul diario da far firmare i genitori. E questa la chiamano formazione, formare le cose. Non ci azzeccano mai niente. Grande Tom, io lo penso proprio come te. Sì, però magari noi potremmo fare un po' meno errori e imparare a non dire i calcoli degli altri. Sì, ma vorremmo alla nostra età sbagliare è necessario. Sì, è necessario, ma faccio di imparare da questi errori. Ma non puoi chiedere una cosa così complicata a lei? Senti, Mara, lo sai che mi dico, però? Sai cosa ti dico? Sentiamo un po'. Sei solo una povera... Ma sei scema! Oh! 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 Che cavolo fai? Hai visto? Spero proprio di imparare da questo mio grande errore. Tu sei pazzo! Oh! Sai cosa ti dico io invece, Giada? Io ti odio, Giada, ti odio, vaffanculo! Ma calmati, Mara! Ma stai zitto, tu non mi rompere! Dammelo! Mara, dove vai? Stai zitta! Nessuno dice niente ora? La verità è che noi ci crediamo sempre più forti di tutti e di tutto. Ma ragazzi, siamo sinceri, questo significa essere forti. Il futuro è nostro, no? Sarebbe davvero un peccato sprecarlo. Ci vediamo presto. Impariamo a conoscerci. Il nostro corpo cambia, i sentimenti crescono. Le prime delusioni, sì, ma anche i primi innamoramenti. Ora, tutte le emozioni le viviamo pienamente e a volte ci fanno paura. Guardiamo il mondo con occhi diversi. Tutto quello che prima ci sembrava di conoscere, ora ci è strano. Per alcuni di noi l'adolescenza arriva di colpo. Per altri il passaggio è graduale, non sempre così piacevole. Ma in ogni caso, l'adolescenza è una soltanto. E come tutte le cose uniche, va vissuta intensamente, con il sorriso. Perché un giorno ci sveglieremo, ci guarderemo allo specchio, vedremo le prime rughe, i primi capelli bianchi. Ripenseremo a questi anni. E forse,
Abbiamo lavorato su un saggio particolare che appunto, ho visto il programma, si chiama L'adolescenza. È stato un lavoro molto interessante perché sono partiti proprio da una piccola drammaturgia, hanno scritto loro appunto questi monologhi che avete sentito e avevo chiesto, volete che cambiamo, nel senso che per esempio il monologo suo venga detto da lei e viceversa, fa no, ci assumiamo i nostri pensieri e lo vogliamo dire noi, quindi ancora un bel applauso.